La Repubblica Democratica dell'Azerbaigian compie 100 anni e a Roma si festeggia il compleanno. Il 25 settembre il primo vicepresidente, Mary Banaliyeva, ha partecipato alle celebrazioni organizzate dalla Fondazione Heydar Aliyev e dall'Ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia. La giornata è cominciata all'interno della Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, dove si è tenuto un convegno sul rapporto di partenariato tra Italia e Azerbaigian. La conferenza si è aperta con il saluto della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha ribadito il forte legame che unisce i due paesi. Gli storici legami di amicizia tra i nostri paesi, che non si sono mai spezzati, possono e devono essere il fondamento di un rapporto privilegiato. Il primo vicepresidente Aliyeva ha voluto ripercorrere le tappe storiche che hanno segnato l'amicizia italo-azerbaigiana. La giornata ricca di appuntamenti si è conclusa con una cena di gala presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. 200 ospiti sono stati salutati dal primo vicepresidente azerbaigiano e dal ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria. La presenza di ingenti risorse materiali che l'Azerbaigian ha saputo saggiamente mettere al servizio del proprio sviluppo fin dall'inizio dello sfruttamento dei giacimenti, imprimendo una svolta storica all'economia non solo del proprio paese, ma forse all'economia globale. Entrambi gli interventi hanno messo in luce l'impronta lasciata dalla Repubblica Democratica dell'Azerbaigian, il ruolo del moderno Azerbaigian come ponte tra Oriente e Occidente ed i successi ottenuti dal ripristino dell'indipendenza nel 1991 e le ottime relazioni esistenti tra Italia e Azerbaigian, aperte ad ulteriori futuri sviluppi. Ad allietare la serata, la cucina e la musica tipiche dell'Azerbaigian.